Benvenuto in questo nuovo tutorial e oggi dedichiamo questo tutorial di topografo alle elaborazioni in vari sistemi di riferimento. Allora, prima di tutto ci servirà sicuramente un libretto GPS nel quale in cui ci permetterà quindi di fare diverse tipologie di elaborazione. E qui possiamo notare abbiamo caricato un libretto con coordinate geografiche. Utilizziamo questo tipo di libretto perché ci permette di elaborare in vari diversi sistemi. Ovviamente, se avevamo un sistema celerimetrico, il sistema è sempre locale, quindi era limitata nell'elaborazione. Mentre con il libretto GPS io posso scegliere diverse modalità. E andiamo a vedere. Innanzitutto ci portiamo nella sezione planimetria. Nella scheda planimetria, difatti, io posso scegliere che tipo di sistema di elaborazione di riferimento io voglio andare a considerare. E come vediamo, innanzitutto, per quanto riguarda le strumentazioni GPS, GNSS, io posso scegliere il sistema di riferimento delle misure in ingresso. Quindi abbiamo sistema ETRF 2000 e VGS84. Ovviamente, questo dipende dal tipo di proiezione che voglio dare. Attualmente tutti i rilievi fatti in RTK con servizio di base permanente sono orientati sull'ETRF 2000, quindi lasciamo ETRF 2000. Poi, come vediamo nella scheda planimetria, ci sono due sistemi: sistemi locali e sistemi globali. Il locale mi permette quindi di creare un orientamento locale sul mio rilievo, mentre i sistemi globali sono sistemi di proiezione globale in vari sistemi di proiezione, quindi UTM, Gauss-Boaga, Monte Mario, eccetera. Soffermiamoci un attimo sul sistema locale. Andiamo innanzitutto e scegliamo sistema locale di tipo Leriano per PreGeo. Normalmente questo mi dà la possibilità di definire il primo punto del mio lavoro, cioè cosa vuol dire come origine. Vuol dire che se io vado ad elaborare in questa condizione, il mio primo punto 100 sarà il mio punto d'origine del mio rilievo, con coordinate elaborate 0, 0, 0. O meglio, 0, 0 in coordinate XY con la quota di riferimento. In questo caso, quindi, lasciamo sistema locale e andiamo a fare elabora le coordinate geografiche. In questo modo io vado a elaborare il mio libretto e andremo a vedere un attimo. Vedete qui in questo caso la trasformazione sistema locale di tipo Leriano, punto d'origine del mio rilievo è il punto 100. Andiamo a vedere in grafica e per comodità utilizziamo lo strumento cerca punto 100. Okay, andiamo a inserire punto 100. Il mio punto 100, eccolo qui. Avrà, come vedete, coordinate XY00 la quota ellissoidica di riferimento. Ok? Quindi in questo modo abbiamo dato un'origine in coordinate locali. Quindi in questo modo io posso, vedete, la coordinata 100, punto 108 e coordinate riferite al punto 100, 00. Se adesso io vado a rielaborare il mio libretto, ma in questo caso vado a scegliere ad esempio un punto come origine, prendiamo il 120, io vado a impostare VRS. Quindi cosa sto andando a dire? Sto andando a vedere se è attivato un tag nella descrizione del punto 120 VRS, cioè io vado a dire guarda, elabora il mio sistema locale, però io voglio che il mio punto 120 sia il mio punto d'origine. Quindi andiamo a ripetere la procedura di elaborazione. Preventivamente tolgo tutto quello che era in grafica già elaborato, faccio conferma. Ok, di nuovo il nostro report e vedete il mio punto adesso è di origine 120. Quindi il mio rilievo si è adattato sul rilievo punto 120. Andiamo a trovare il nostro punto 120, eccolo qui, e 120 avrà coordinate 0, 0 con la Z di riferimento. Se invece voglio andare ad elaborare su un sistema globale, allora andremo sempre sulla scheda planimetria. Andremo a definire quello che è sistema globale. Voglio andare a definire un sistema globale UTM. Addirittura le posso dire voglio forzare sul fuso di appartenenza, fuso 32. Vado a fare
un'elaborazione di nuovo del mio libretto. Ovviamente preventivamente elimino tutto quello che era il mio libretto ed ecco qui, vedete, il report mi ha elaborato sistema UTM-ETRF 2000 fuso 32. Quindi io ho dato una proiezione, un orientamento praticamente del mio rilievo rispetto a coordinate UTM. Quando ci può essere utile questo tipo di proiezione? Quando ovviamente mi viene chiesto dalla committenza la necessità di avere un sistema di proiezione o locale o geografico di orientamento globale rispetto a un definito praticamente come un sistema di riferimento. Ultima cosa, se vado sul libretto, vado sulla scheda di planimetria, vediamo qui c'è anche la possibilità nella sezione sistema di codice PSG. Questi qui sono sistemi di riferimento che mi permette, codificati con un codice ben preciso, che mi permette di identificare facilmente che sistema di proiezione voglio andare a utilizzare. Ad esempio, UTM sarà 32632 sul fuso 32. Oppure andiamo a prendere per esempio Monte Mario, zona 1, avrà codice PSG 3003. Questo ci permetterà, ad esempio, di andare ad applicare automaticamente quelle che sono le caratteristiche necessarie per elaborare correttamente in quel sistema di proiezione.